Ma voi state vedendo che cielo meraviglioso che c'è? Potremmo dire il cielo è blu sopra Catania. Vero, vero. Dice, ma perché come fate a dire che siete a Catania? Noi come facciamo? Intanto perché siamo catanesi, già vi dovreste fidare. Siamo nati qui, viviamo qui, lavoriamo qui, siamo catanesi. Dice, ma a noi che ce lo dice che quello è il cielo di Catania? Lo so. Vi facciamo vedere una prova incomputabile. Ve lo dice lui. Avanti. Ah, è il cielo di Catania o no? Vincenzo Bellini, Vincenzo Bellini, il cigno. Il cigno. E queste qua chi sono? Questa cosa, guarda, si riconosce. Io c'ho la molingiana in mano. Come molingiana? Norma. Ma no, perché c'ha la molingiana, perché Norma l'opera di Bellini, va bene. Certo, ora a ricotta salata all'ave. L'ave d'arrera, stampata. Poi c'è Pirata. I puritani. E da Barna c'è la sonnambula. Esatto, le opere più belle, principali di Vincenzo Bellini. Allora, omaggio a Vincenzo Bellini, omaggio a Catania, omaggio alla nostra bella terra di Sicilia. E allora in questa situazione che cosa possiamo fare? Ma guarda, parlando di Catania, mi viene in mente quella barzelletta che pensa mi fece vincere addirittura la puntata della Sai l'ultima, hai presente la Sai l'ultima? Sì. A un certo punto c'era questo ragioniere che aveva vinto un concorso comune di Catania, che voglio dire, un evento, no? Aveva pigliato un posto comune. Il posto fisso. Aveva fatto il concorso, no? Quando si è presentato il primo giorno, al colloquio del primo giorno, giustamente come arrivavo il capo settore, dice, prego, si accomodi, meglio, siamo contenti che lei lavorerà con noi, perché abbiamo visto che lei in sede di esame che ha sbaragliato tutto, lei è preparatissimo. Quindi era uno bravo. Bravissimo. Era un buon acquisto. Eccezionale, per il comune, proprio, era un centravanti poco comune, va, proprio una cosa giusta. L'uomo giusto al posto al giusto. Momento giusto e al posto giusto. Vai. Basta, chissà, a un certo punto ci senta, dice, io stanotte ne hai potuto rompere perché ho un segreto che le vorrei confermare. Sì. Che fa? Cesare, c'è la domanda nel test. Sì. Se siete fisicamente integri, io ho risposto di sì. E allora? No, che purtroppo io non sono fisicamente integro. Ah, io dove hai? Ma sono stai vedendo bello, sano, pieno di salute. Che cosa hai? Che cosa hai? Che cosa mi manca? Di che ci manca? Che purtroppo che a me ne mancano gli attributi, va? È davvero. Purtroppo. Scusa. Ma a lei, cioè, per fare questo lavoro ci servono? No, e allora non c'è di chi se ne andrà nulla, che problema c'è, non c'è problema. Lei è assunto, ci vediamo domani mattina al comune di Catania dalle 10 in poi. Non era un problema, insomma. Scusa, vabbè. Come dalle 10? Cioè, o comune non si appomeggia all'otto. E vabbè, ma non altro comune di Catania, dall'otto alle 10, ci prendiamo le palle, ma lei che bene a fare. Ma no, ma dai, vabbè, insomma.